Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Passaggi Festival, Libri Vista Mare, alla nona edizione di Infinito e Provvisorio, alla rassegna di saggistica, anno per anno. L'evento è organizzato con il contributo di Papalini S.P.A., specialisti per servizi su misura. L'autore Luigi Manconi, già docente di sociologia dei fenomeni politici, è stato parlamentare, sottosegretario alla giustizia e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, editorialista di Repubblica e La Stampa. Il libro che presenteremo questa sera è stato scritto insieme a Monsignor Vincenzo Paglia. Titolo: Il senso della vita. Conversazione tra un religioso e un poco credente. Per Einaudi Editore. L'autore conversa con Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, giornalista, critico letterario e ideatore del programma radiofonico Fahrenheit di Radio 3, rete che ha diretto fino a marzo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie, sì. Grazie anche per la gentilezza delle biografie. Sì, il libro è scritto, come hai giustamente detto, ma soprattutto trascritto, nel senso che immaginiamo, almeno poi magari Manconi ci spiegherà anche, diciamo, la formalità del libro, che si tratti della registrazione di una serie di conversazioni. Comunque si tratta di una serie di conversazioni tra un religioso un poco credente, come dice il sottotitolo. Vi invito a mettere da parte questa parolina poco credente, invito anche Luigi a trascurarla perché sarà l'oggetto dell'ultima domanda, sperando di farla in tempo, perché mi dovrò scusare, io dovevo alle 10 essere poi in piazza, che non a Fano non è proprio lontanissimo, però un po' di tempo ce lo do. Quindi termineremo proprio alle 10 esatte. Come dicevo, sono conversazioni sul senso della vita. I due autori ironizzano nelle prime righe, nelle prime pagine. Il libro ha anche una sfumatura di reciproco rispetto e anche un po' ironia. Ironizzano sul senso della vita, cioè su questa formula così impegnativa, e sostengono che da quando i Monty Python, prima in un film memorabile, devo dire, e poi Bonolis in una trasmissione, non so se è memorabile, deciderò voi, l'hanno sdoganata, dice anche noi possiamo permetterci di parlare del senso della vita. In realtà quello che secondo me consente oggi di parlare del senso della vita, vengo da un festival a Roma dove c'è stata una conferenza di un moralista, un teologo, proprio sul senso della vita, perché possiamo con libertà e anche con legittimità usare questa, perché secondo me è successo qualcosa di drammatico e di epocale e che ci ha messo di fronte, verrebbe di banalmente, niente meno che al senso della vita. Quindi diciamo, questo libro è un libro molto particolare, perché molto bello, molto importante, perché questo tema così generale, il senso della vita, secondo me trae legittimità, trae profondità, trae anche problematicità. Queste conversazioni avvengono dentro, durante o dopo una pandemia, cioè un evento drammatico che ha messo in discussione le vite e il senso che alle vite diamo. È ancora più particolare e interessante perché questa universalità del tema, questa particolarità drammatica dentro il quale viene collocato, i tempi che viviamo, le domande che abbiamo dentro, le inquietudini, le angosce che abbiamo attraversato sperando di usare il passato, sono messe nelle mani di due interlocutori effettivamente piuttosto curiosi, perché vengono da che ne so, adesso definire, io insomma diffido un po' di queste definizioni, Luigi lo sa perché l'ultima domanda era un po' una contestazione di queste categorie, il religioso e il poco credente, però sicuramente Vincenzo Paglia e Luigi Manconi, cioè Vincenzo Paglia è un vescovo, Manconi non ancora o non del tutto, Vincenzo Paglia ha studiato in seminario, Manconi ha sfiorato credo il seminario per poco, ma studia alla Cattolica, che non è proprio, è la cosa più vicina a un seminario, all'Università Cattolica, però nonostante queste affinità, che in effetti più le pronuncio più mi sembrano sorprendenti, sono due persone molto diverse, soprattutto Luigi Manconi sottolinea la sua diversità e indipendenza, poi cercheremo di capire magari perché. Però per cominciare, Luigi, vorrei porti un problema generale, che appunto io ho detto con enfasi, del resto appunto al tema delle ultime trasmissioni che ho fatto a Radio 3, questa cosa proprio epocale che vivevamo, che trasforma tutto. In realtà tu sembri molto cauto, persino un pochino irridente verso quest'idea che tutto sta cambiando, che nulla sarà come prima.
Spiegaci perché, contro quella che a me sembra un'evidenza, tu pensi che sia sbagliato vedere l'evento come epocale e sia soprattutto sbagliato trarne la facile profezia che nulla sarà come prima. Buonasera, intanto grazie di questa occasione di incontro e di discussione pubblica. Preciso anche che voi sentite benissimo, mi auguro, le parole di Marino e quelle mie. Io non sento in alcun modo le parole di Marino e quindi indovino quello che lui sta cercando di propormi come domanda, ha senso, diciamo così. Preciso anche che, se ho capito bene, mi attribuisce una sorta di formazione seminariale che per la verità non ho avuto. È vero che io vinsi in anni lontani una borsa di studio che mi consentì, da Sassari, dove sono nato e dove ho fatto gli studi, di andare all'Università Cattolica di Milano, scelta non casuale certamente, perché venivo da una famiglia cattolica ed ero un cattolico militante, ma poi da quella stessa università fui espulso esattamente dopo 15 mesi, quindi il mio percorso seminariale di formazione cattolica fu brutalmente interrotto a opera delle stesse autorità accademiche. Detto questo, che non è poi così importante rispetto al contenuto del libro, è vero. Io non sono così convinto che, finita la pandemia, nulla sarà come prima. Perché in genere si attribuisce a questa formula un significato positivo e ancor più gli attribuisce un significato positivo il mio coautore. Monsignor Vincenzo Paglia ha visto nella pandemia l'opportunità, intanto, e qui io sono d'accordo, di un grande disvelamento. Che cosa che anche Papa Francesco proprio pochi giorni fa ha ancora una volta sottolineato: la scoperta per gli esseri umani del fatto di essere tutti connessi. Questa è la formula, di essere l'uno reciprocamente dipendente dall'altro. È così. Ricordiamo però che intanto questa connessione è una consapevolezza che riguarda solo una parte del mondo. Nel nostro pianeta ci sono enormi regioni e immense moltitudini che non hanno vissuto così questa pandemia. L'hanno vissuto come un'ennesima occasione di panico o magari di strage, ma non certo di una rinnovata consapevolezza. Secondo, che ho come la sensazione che l'umanità e l'umanità delle società occidentali, quelle in cui viviamo, abbia come maturato una scorza talmente ruvida che la rende capace di superare quello che certamente è stato un trauma, il trauma della pandemia. Ma dal momento che la pandemia, lungi dal creare nuove forme di uguaglianza, ha prodotto ulteriori manifestazioni di disparità, di diseguaglianza, di dismisura tra gli individui, i ceti, i gruppi sociali, le classi, le etnie, le regioni del mondo, i continenti. Avendo avuto la pandemia questo effetto di acutizzazione delle diseguaglianze, il rischio che tutto torni a essere come prima, io lo avverto come un rischio molto molto forte.
Poi certamente per alcuni settori delle nostre società un'acquisizione di maggiore consapevolezza c'è stata. E qui voglio dire che quando abbiamo deciso di dare quel titolo al libro, io in particolare ho esitato molto, perché mi ossessionava un aggettivo che temevo tutte le recensioni ci avrebbero rimproverato. Temevo proprio che iniziassero così le recensioni. Un libro dal titolo pretenzioso. Ecco, il termine giusto è pretenzioso. Al punto che poco prima che il libro uscisse, proposi alla casa editrice di chiamarlo I sensi della vita, che aveva un significato, a mio avviso, abbastanza interessante, perché per un verso sottolineava molto quello che è un tema del libro, i nostri sensi, proprio i sensi in senso fisico, le nostre facoltà, e soprattutto evidenziava quello che è un protagonista importante del libro, il corpo, la fisicità e tutte le questioni che attorno al corpo e alla fisicità vengono discusse, spesso anche in maniera molto audace per il mio interlocutore in particolare, la questione del piacere, la questione del dolore, la questione della sessualità. Dopodiché fu rifiutata quella soluzione di quel titolo da me proposto e io immaginai questo, la mia replica a chi diceva ma è un titolo troppo ambizioso, pretenzioso. La mia replica è questa. La pandemia, certamente questo effetto l'ha avuto, su questo non c'è dubbio, ci ha costretto a guardare da vicino, da molto vicino, il dolore e la malattia. E ogni volta che noi sentiamo la concretezza della vicinanza della morte, è inevitabile che ci interroghiamo sulla vita, perché il dileguarsi della vita, cioè l'avvicinarsi della morte, ci induce a dire, a domandare, ma qual è il significato della mia esistenza? Qual è il perché della mia presenza nel mondo? Queste domande, la pandemia ce le ha proposte con una violenza tale da spogliarle di qualunque astrattezza. Cosa intendo dire? Pensate che durante la pandemia numerosi medici e rianimatori in molti paesi del mondo hanno dovuto affrontare questo dilemma. Abbiamo un solo ventilatore polmonare e due pazienti che ne richiedono l'uso. Con quale criterio scelgo il paziente da salvare e quello da, il termine obbligatorio, sacrificare? Questa è una grandissima domanda. È un dilemma etico, una scelta tragica di portata gigantesca, ma è affine, strettamente legata alla domanda che ciascuno di noi si è posto. Devo indossare la mascherina o non devo indossarla? Tra le due domande, una enorme che riguarda i bioeticisti, i filosofi, i medici e poi concretamente però i rianimatori del 118, quindi tra questa domanda immensa e la domanda quotidiana, indosso o no la mascherina, faccio o no il vaccino, c'è una parentela strettissima. Bene, il senso della vita è la categoria sotto la quale noi rispondiamo a domande morali che sono esattamente queste e che per esempio durante la pandemia ci hanno richiamato a un altro interrogativo. C'è una persona, non usiamo quel termine troppo edulcorato, anziana, c'è una persona vecchia, non autosufficiente,
rimane all'interno della nostra famiglia o la rinchiudiamo, non usiamo il termine rinchiudiamo, o la inviamo in un ospizio? Questa è una domanda etica essenziale e che moltissimi tra noi si devono porre, o si sono già posti o si porranno. Ecco, le domande morali che richiedono per avere una risposta intelligente e sensibile, riflettere sul senso della vita, sono queste, ma sono uguali a quelle di salto la fila o rispetto le regole. Io penso che tutti noi siamo chiamati a porci queste domande e la pandemia le ha accelerate e acutizzate. Drammatizzate, perché certo le ha tradotte sul piano proprio della sopravvivenza, delle decisioni radicali sulla sopravvivenza nostra e altrui. Ecco, questa è la radicalità dell'esperienza, che insomma adesso senza doverci per forza, no, come dire, continuamente girarci intorno, anche perché legittimamente speriamo di lasciarci alle spalle almeno una parte di queste domande, no? Di queste questioni. Però io credo appunto che questa cosa radicale sia avvenuta, per questo non mi trovo più vicino a Vincenzo Paglia, che Luigi Manconi, sarebbe la prima volta nella vita che mi trovo più vicino a un altro, adesso le nostre biografie, salvo insomma cose della vita quotidiana, il tifo calcistico, il cibo, eccetera. Sul resto la mia con Manconi è quasi totale, però in questo colloquio mi è capitato di dare ragione a Vincenzo Paglia. Grazie. Pure questo mi ha sconvolto, cioè dare ragione a un vescovo contro Manconi. O almeno faccio finta, anche per animare questa conversazione. Non so se è migliorato l'ascolto, riesci a capire meglio. Sì. Se no gli parlo senza micro, perché mi dispiace, è a 20 centimetri, allora parlo senza micro. Per esempio, Luigi, no, tu hai ragione, però proprio dentro questa cosa che stai raccontando sono emersi elementi. Intanto è vero, sono aumentate le disuguaglianze, ma abbiamo vissuto tutti la stessa esperienza, che è una cosa che non è mai successo. Al di fuori delle guerre, il paragone tra pandemia e guerra è uno dei più sbagliati, anzi dei più, non sbagliati, dei più velenosi, dei più gravi di pessime conseguenze. Però facciamo fatica a trovare un altro evento così totale, così incisivo in tutte le nostre vite, in tutte le nostre relazioni, in tutte le vite del mondo. Ecco, un'esperienza così radicale lascia indubbiamente molte tracce, e tu hai ragione, per esempio la saltiamo perché hai ragione a vedere anche una malinconia. Luigi parla di questo nelle prime pagine del libro, un rattrappirsi, lui dice, dei sentimenti, delle emozioni. Sicuramente questo c'è, ma c'è anche altro. Questo rende aperta, secondo me, la questione. Luigi, non mi schiererò tra l'ottimismo di Vincenzo Paglia e il tuo realismo, persino pessimista in certi momenti, però rende aperta la questione di come saremo. Per esempio, la vicenda del vaccino. Questa vicenda del vaccino è qualcosa di, insomma, è una cosa che in altre epoche sarebbe accaduta in parecchi anni, che noi abbiamo sperato accadesse in pochi anni e che è accaduta in pochi mesi, con gli esiti evidentemente anche un po' critici, perché nulla di così veloce può essere così sicuro, come sa chiunque va come me in moto. Velocità e sicurezza sono sempre, però con una velocità inaspettata, ma ovviamente inaudita, mai successa nella vita, e con una strana collaborazione tra interessi privati, quelli farmaceutici, investimenti pubblici, quelli che hanno reso possibile la ricerca, pressione dell'opinione pubblica, impegno delle reti sanitarie, adesso la battuta non la riferite, hanno lavorato persino gli assessori per fare questa cosa, non la riferite agli assessori di Fano, insomma, con questa cosa abbiamo avuto in pochi tempi il vaccino sta accadendo qualcosa, Luigi, che mi rende comprensibile l'accenno che nel libro Vincenzo Paglia fa alla fraternità o alla fratellanza. Sapete che fraternità è la più sottovalutata delle tre parole magiche della rivoluzione della sinistra, no? L'uguaglianza, tanto diciamo come tenerle insieme, ma di fraternità non sappiamo manco bene cosa vuol dire. Abbiamo anche il problema che sembra parlare solo di maschi. E abbiamo il problema, come dice astutamente Luigi Manconi con la più
la più utile delle citazioni, di essere, la citazione da una cosa che ha scritto Umberto Saba, di essere un paese nato non da un parricidio, come in genere nascono le rotture storiche o psicanalitiche, ma da un fratricidio, specie noi romani, da Romolo che uccideremo, no? Quindi insomma è difficile propugnare la fraternità in una civiltà nata tra un fratricidio. Però nella vicenda del vaccino e soprattutto, Luigi, della vaccinazione, io non so l'esperienza che state facendo voi, io la faccio a Roma, quindi una grande città, quindi forse tutto sembra dilatato, ma c'è una stranissima cerimonia di fraternità composta con queste file educate e rispettose. Nessuno salta la fila lì, Luigi, quindi diciamo come tutti hanno messo la mascherina, quindi sembrerebbe quel dilemma morale, ovviamente nella eccezione che si è aperta, con una fiducia, nonostante quello che arriva, nonostante che anche poi il giornale, nonostante la stampa, diciamo, sta facendo un pessimo lavoro veramente in questo caso, ma insomma siamo tutti lì tesi, concentrati, con l'impressione di fare qualcosa di epocale e nemmeno proprio straordinario, nel senso che almeno noi siamo lì a farci vaccinare, non dobbiamo, ma c'è veramente una sensazione di qualcosa di mai visto in vita mia, una cosa seria e utile come le file della vaccinazione, qualcosa che invece che allontanare, come ha fatto la pandemia aumentando, come dici, delle diseguaglianze, sembra improvvisamente concentrarci tutti. Ora, se vi sembra che sto vaneggiando perché la vostra esperienza è del tutto diversa, magari alla fine la condividiamo, ne discutiamo, ma insomma qualcosa del genere sta accadendo, la collaborazione che c'è stata, lo stesso fatto che insomma alla fine queste mascherine più o meno volenti o nolenti abbiamo messe tutte, ci siamo tutti sentiti responsabili non solo di noi stessi ma del vicino che potevamo contagiare, sono stati pochissimi i casi di persone positive che si sono sottratte agli obblighi che però consentivano di ridurre, insomma parliamo di questa, di questo, meglio, ti sfido, diciamo, con la descrizione di questo lato di quello che è accaduto. Sono incondizionatamente d'accordo su questa rappresentazione. Addirittura mi è capitato di scrivere una sorta di elogio della obbedienza in occasione della pandemia e delle misure adottate. Nel senso che credo che un comportamento nella stragrande maggioranza responsabile abbia una sua sana motivazione, il fatto che la gran parte dei cittadini ha ritenuto quella obbedienza un atto dovuto in quanto motivato razionalmente. Da questo punto di vista si può aggiungere, nonostante la confusione di molte fasi e di molte disposizioni che non aiutavano, ma c'è stato una collettiva assunzione di responsabilità nello ottemperare a provvedimenti e divieti che appunto riconoscevano l'autorità dello Stato, perché non dobbiamo mai dimenticarlo, il rapporto tra cittadino e Stato è fondato su un patto. Il cittadino presta obbedienza, lo Stato garantisce l'incolumità, quella fisica innanzitutto, dei cittadini. Questo è avvenuto nel corso di questi mesi e nel corso di questa fase così complessa della vita nazionale. Ma è fin troppo facile aggiungere, e ovviamente Marino Sinibaldi lo sa quanto me e lo contempla quanto me, stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando dei paesi occidentali e sappiamo che la questione dei vaccini a livello planetario solleva un gigantesco, il termine è il massimo che riesco a trovare, un gigantesco problema di equità, e che questo gigantesco problema di equità a un anno e mezzo dall'esplosione della pandemia non solo non è stato risolto, ma non è stato nemmeno intrapreso.
i vaccini a livello globale restano una esclusiva dimensione di privilegio di un terzo del mondo. Altri due terzi del mondo ne usufruiscono o in maniera talmente distorta da non poterci garantire la loro sicurezza, un altro terzo non ne dispone affatto. E non ne dispone affatto esattamente in ragione di una situazione di diseguaglianza a livello planetario. La pandemia, questa situazione di diseguaglianza, l'ha acutizzata. Questo è, come dire, la lezione tra le tante che io vorrei non venisse dimenticata. Aggiungo che all'inizio della pandemia io avevo, come dire, accolto un'impostazione sulla questione dei brevetti che aveva una sua seria base scientifica e giuridica e che era l'espressione di una alleanza internazionale di molti paesi di tutti i continenti che appunto sin dai primi mesi, dal aprile dell'anno scorso quindi, avevano posto il problema della liberalizzazione dei brevetti. Questa ipotesi a livello globale è stata respinta. Col passare dei mesi non solo non è stata riproposta con maggiore plausibilità, ma io per primo, per il nulla che conto su questo campo, mi sono reso conto che quella poteva essere una soluzione troppo facilona, troppo semplicistica. Resta il fatto che quella soluzione, quella della piena liberalizzazione dei brevetti, non è stata adottata, nessun'altra soluzione alternativa è stata presa dai grandi paesi e dalle grandi potenze, l'unica è stata quella di distribuire 1,5 miliardi dei vaccini tra gli abitanti dei paesi poveri, che è una soluzione assolutamente non insufficiente, ma del tutto lontana dall'avere una minima attendibilità. Ma non voglio insistere su questo, mi limito a dire che questa è una di quelle atroci, veramente atroci conseguenze dell'effetto di acutizzazione delle diseguaglianze a livello globale che la pandemia produce. Poi, nelle singole nazioni e in particolare in Italia, la valutazione che possiamo dare è una valutazione, io direi, abbastanza positiva. Quello semplicemente che torno a sottolineare è che questo ragionamento va fatto tra almeno 12 mesi, perché non dobbiamo dimenticare che a quello che è stato detto, la compostezza, il senso di responsabilità, la consapevolezza della reciprocità, cioè fatte tutte le eccezioni di cui si discute persino troppo, resta il fatto che c'è stato un senso di reciprocità dell'uno verso l'altro. Ma tra un anno, ripeto, cosa accadrà? Tra un anno noi saremo in una Italia, mi auguro libera dal virus, ma dove intere categorie sociali hanno subito un terribile processo di impoverimento. E aggiungo, molte fasce giovanili hanno attraversato una fase di vera e propria depressione, di malinconia generalizzata, che a mio avviso ha bruciato molte aspettative di vita, cioè un costo sociale che credo ci vorranno decenni per recuperare. Da qui quello che non è una visione semplicemente pessimista, perché il pessimismo
spesso è futile e persino mondano il pessimismo. È semplicemente quello che io ritengo sia una lettura realistica che deve indurci tutti, io per primo, ma tutti, a operare per superare queste contraddizioni che avverto come molto acute. Tutto qui. Ci vedremo tra un anno, che giorno è oggi? Il 18 giugno di quest'anno, anche se forse un anno è troppo poco. Da qui. A Fano, qui. Qui non ci muoia. Con un apparato... Anche se è troppo poco per vedere l'effetto di questa dimensione, è contraddittoria, Luigi, perché tu hai ragione, però è la prima volta che ci siamo posti il problema dei brevetti. Immagina se quando farmaci contro la spagnola nel 19 ne avevamo pochissimi, qualcuno pensava agli africani, ma nessuno. La EDS, gli unici a proporre di abolire i brevetti sono stati dei leader terzomondisti, no globalisti. Oggi a parlare di abolizione di brevetti, misura che non si è realizzata e, come hai detto tu, si rivelava via via persino un po' facilona, hanno parlato tutti. Io non so, io penso che come quando hanno cominciato a parlare di tasse progressive, sembrava una follia nell'Ottocento, ci hanno messo 50 anni a arrivarci, cioè non voglio fare l'ottimista, poi non è mai successo per noi, però è un quadro, anche quello dei giovani, sì è vero sta cosa dei giovani, però Luigi, questo è l'unico disastro diciamo di vite che ha colpito i vecchi, in genere le morti di massa sono per fenomeni atmosferici, terremoti, e lì ammazzano giovani, vecchi e tutti. O le carestie, dove muoiono i bambini e i vecchi, perché sono le fasce più deboli, o le guerre, dove mandiamo a morire i giovani. Stavolta sì, si sono depressi, ma vorrei dire che non si deprimono, cioè c'è una catastrofe, ma si sono salvati perché è stata la prima catastrofe che ammazza solo vecchi. Io credo che nel rapporto tra generazioni noi vecchi dovremmo essere un po' più esigenti stavolta, noi ex giovani. Però ti vorrei dedicare gli ultimi minuti, perché purtroppo c'è questa... No, purtroppo, c'è una cerimonia in piazza, devo essere lì. Dedicare a questa questione del poco credente, no? A questa tua definizione faticosa, immagino, del poco credente nel confronto con un vescovo. Perché ti voglio sollecitare su questo, anzi, come dire, obiettare su questo? Perché a me sta cosa appunto di credenti non credenti, ma... Compita bene, però compita. Poco credente. Guarda. La domanda compita. Compita, cioè mettiamoci di fronte. Allora, perché ti voglio obiettare qualcosa, Luigi? Perché dopo tanti anni che ne parliamo anche tra noi, sta questione del credente e non credente ma un po' stufato. Cioè l'idea che io mi debba definire non credente perché non credo in una cosa specifica, per esempio Dio o la religione cattolica, peraltro tu rifiuti l'ateismo, in questo lo sei molto chiaro, cosa nella quale forse invece mi riconosco di più, che uno debba essere uno non credente perché non crede in una cosa specifica e anche non mi sembra illimitata, come mentre crede, come hai dimostrato te tutta la tua vita, ma anche qua in una serie di valori molto profondi che fanno di noi dei credenti assoluti. Siamo dei credenti, crediamo in dei valori molto profondi. Per esempio, non è che io non credo nella vita eterna perché, ahimè, come dite voi, non ho purtroppo non ho la fede, come dicono molte persone, non ho la fede perché non la voglio avere, non è che vi è dato, sarebbe facilissimo avere la fede, basta che credo, non è che posso avere, non credo perché realisticamente credo di aver ragione a pensare che non esiste la mia vita eterna personale, ma io credo nella vita eterna, tant'è che penso che noi siamo responsabili per le generazioni future, l'unica differenza è che il religioso cattolico crede nella vita eterna sua, e io credo nella vita eterna di tutti, meno me. Non mi sembra un'inferiorità morale, sinceramente, se la vediamo sulla scala proprio dei valori e morali, e non mi sembra una cosa che diminuisce la mia responsabilità sul mondo, anzi io mi sento responsabile di tutte le generazioni che verranno, anziché solo della mia vita eterna, quindi di non peccare io per salvarmi. Ecco, non so se l'obiezione è giunta chiara, ma insomma, perché definirsi poco credenti? Sì. Tra l'altro, in un libro in cui Luigi Manconi presenta quella che a me appare la più alta e credibile forma di trascendenza contemporanea, cioè quella che ha proposto un filosofo, un pensatore ingiustamente dimenticato, di grandissimo valore, che si chiama Aldo Capitini, che a proposito del tema su cui cattolici e religiosi in genere, anzi, sembrano avere la via libera, cioè il rapporto con la morte, ha, secondo me, elaborato in un libro dal titolo bellissimo che si chiama La compresenza dei morti e dei viventi, la più alta
teoria di sopravvivenza rispetto alla morte, una teoria trascendente ma non religiosa, di un credente forte, altro che poco credente, come con le tue idee che coincidono con le mie ti definisci te. Allora, mi scuso se faccio un passo indietro, ma di un secondo. Vorrei che non si dimenticasse, rispetto alla conversazione precedente, che ciò che mi terrorizza è, l'avrete capito, la crescita della povertà nel nostro paese. E la pandemia ha dato un contributo terrificante alla crescita della povertà. A capo. Io arrivo alla definizione di poco credente per esclusione. Non sono ateo. Addirittura non credo che si possa essere atei. Il termine laico mi sembra legato a una concezione di anticlericalismo ottocentesco che oggi abbia poco senso, e la laicità in genere intende la esclusione o la mortificazione o la sottovalutazione del fatto religioso all'interno della società. Io ritengo che all'interno delle società laiche il fatto religioso debba trovare un suo spazio e debba avere una sua preziosa presenza. Questo mi impedisce di definirmi semplicemente laico. Non sono agnostico, perché agnostico è molto semplice, vuol dire essere indifferente rispetto alle questioni trascendentali. Non sono però nemmeno soddisfatto di una tentazione che è stata mia per lungo tempo e che è di molti, forse di molti dei presenti qui, quella cioè di pensare che la nostra fede siano i grandi valori. I grandi valori sì sono una fede, ma è un'altra cosa rispetto a ciò di cui io intendo parlare. I grandi valori sono quelli che possono ispirare le nostre vite e dare loro un senso, ecco il punto, un significato. I grandi valori sono quelli che sappiamo, non abbiamo tempo per discutere, ma sono intuitivi. Ora, la fede comunemente intesa è intesa da un religioso, il mio interlocutore, non può non prescindere dal credere nell'aldilà, cioè dal ritenere che vi sia una trascendenza oltre la vita terrena. Ora, il mio è un percorso. Io sono quasi convinto che il mio percorso non arriverà alla fede. Sempre con la formula prudenziale, non mettiamo limite alla divina provvidenza, per cui non mi escludo nemmeno un destino di arcivescovo se è per quello, però prevedo che né arcivescovo sarò né diventerò un vero credente. Allora, poco credente per me significa avere una posizione di ascolto e anche di attesa, sapendo che non necessariamente questa attesa avrà quell'esito che Monsignor Vincenzo Paglia desidera, opera, perché essendo un prete, come gli rimprovero, è pagato per convertirmi. Quindi questo libro è il tentativo che egli attua di convertire me e la sua sconfitta, se non riuscirà a farlo, dentro ovviamente una nostra giocosa dialettica. Ma quando Marino cita questo filosofo, che vi invito calorosamente a cercare, è difficile trovarlo, credo che in questi mesi, in queste settimane verrà pubblicato quel libro che ha citato Marino Siniballi, La compresenza dei morti e dei viventi, ecco, è un libro meraviglioso. Quello è il punto di arrivo cui sono giunto io oggi. Avvertire, cioè, accanto a me,
nella mia vita mentale, nella mia vita emotiva, nella mia vita spirituale, per ciò che può valere, la presenza di chi è già stato. Guardate, è vero, riguarda sì i miei genitori, però per esempio riguarda una persona amica in maniera più intensa ancora. Ecco, questa compresenza mi sollecita a immaginare che una trascendenza c'è, che cioè qualcosa che eccede la materialità del mio corpo, della mia vita fisica, della mia esistenza biologica, davvero esista. E che io, noi, sia chiaro, quando dico io non parlo di una situazione privilegiata, parlo di una condizione che credo di condividere con tutti voi, noi ne accogliamo la presenza, come diceva Aldo Capetini, la compresenza. Ecco, questo è per me il punto. Quindi definisco questa mia posizione di ascolto e di attesa quella di un poco credente. Ho voluto mettere insieme poco e credente formando una sola parola perché non sembrasse una parzialità, piuttosto una postura.